Guarda questo che bello. Ah, sì? Questo è quello che intendo con ematitite. Un granato. A vista. Pietre verdi, ematititi, granati, tutti indicatori di un deposito di sedimenti pesanti. E infatti ci troviamo dentro anche l'oro. Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati se siete già iscritti a tempo. Vi ricordo che è iniziata la Road to 10.000 iscritti, quindi se non siete ancora iscritti mi farebbe molto piacere cliccasse il tasto iscriviti. Oggi sono tornato a Rio Berto con il mio amico Walter, un mio collega dalla Facoltà di Scienze Geologiche di Torino. Ciao! Perché siamo venuti in un Rio Berto? Come vi ho detto, dal punto di vista geologico, il Rio Berto è un rio molto interessante. Affiorano i sedimenti probabilmente di origine fluvio-glaciale. In sostanza, sono stati i ghiacciai a erodere questi sedimenti e queste rocce da monte, trasportarle fino più o meno in questa località, e poi quindi i fiumi hanno eroso questi sedimenti glaciali, li hanno rielaborati. L'oro è un metallo molto pesante e si è andato a concentrare proprio nei sedimenti qua nel costone. L'oro si trova proprio lungo questo contatto. Il sedimento rossiccio ha svolto un ruolo di bedrock. L'oro durante le piene non è riuscito a penetrare questo sedimento e si è semplicemente appoggiato tra le due unità, i sedimenti inferiori rossicci più vecchi e i sedimenti invece più recenti marroncini grigiastri. Abbiamo già fatto due piatti, a me non è uscito niente, ma a Walter invece è uscito qualche bel ritrovamento, una bella paiuzzetta. Adesso ve la faccio vedere. Questa è la paiuzza che ha trovato Walter al primo piatto lungo il Rio Berto. Abbiamo solo poche ore oggi pomeriggio, quindi andremo a piazzare velocemente la canaletta di Gold Digger, vi lascio qua sotto il link in descrizione, e andiamo quindi a fare un paio di secchiali dal costone per appurare quanto oro è presente e se valesse la pena quest'autunno di tornare a fare prospezione oppure coltivazione. Voilà, la pagliuzza è andata laggiù al fondo. Eccola lì. Voilà, canaletta piazzata. 10 secondi? Le canalette per cercare l'oro, come questa, fornita da Julien Goldigger, che ringrazio e vi rimando qua sotto con un link al suo sito, sono veramente stupende. Non hanno un costo molto elevato. In generale, la canaletta è uno strumento che si può anche costruire a casa e serve soprattutto per lavare molto sedimento aurifero in poco tempo. Ricordate però che più le canalette sono corte e strette e più tendono a essere piazzate facilmente e servirà anche molta meno acqua per farle lavorare, ma mi raccomando di non lasciarle in acqua per molto tempo perché andranno a perdere un po' delle paluzze d'oro presenti all'interno. E quindi un buon consiglio quello, una volta che non lavate più sedimento una canaletta, di non lasciarla processare da sola il sedimento già presente e concentrato, piuttosto, visto che sono strumenti esigui e con un tappetino unico di cattura, di lavare il tappetino e poi di rimettere la canaletta nel fiume. In questa maniera tenderete a perdere molto meno oro, circa dal 3 al 5% nell'arco della giornata. Oh, prendiamo un secchiello, vediamo un setaccio. Allora, se riuscissimo a trovare un decimo di grammo saremmo già fortunati. Abbiamo proprio 2 ore contate. Una serpentinite col granati? Potrebbe, Sì, potrebbe, sì. Massimo 1,60 m. Guarda là che affiora un ciotolo di ematite. Quale? Questo? Questo. Eh già, Sì, bello. e poi guarda c'è un granato. Se bagni un po' l'affioramento si vedono proprio che spuntano a vista. Guarda, questi sono tutti granati. Eh sì. Granato è un minerale molto resistente. In un sedimento così alterato tende a conservarsi. Appunto. Guardate come questo sedimento rosso tende proprio a incrostarsi sui ciottoli presenti.
Abbiamo finito di setacciare il primo secchiello, adesso andiamo verso la canaletta per lavarlo. Laviamo il sedimento aurifero. Voglio farvi notare come le trappole sono nerissime, indice di un deposito pesante abbiamo trovato. Adesso lasciamo lavorare la canaletta 15 secondi, va a pulire quel sedimento superficiale delle trappole, così concentriamo l'oro presente. Dopodiché si toglie subito. Con molta calma. Scoliamo un po' l'acqua senza perdere il sedimento. Voglio farvi notare come le trappole siano veramente piene di sedimento pesante. Vedete questa, e questo è un ciotto di ematite, tantissima magnetite e qualche granato sparso. Tutti questi ciottoli viola sono tutti ematite, guarda, 1, 2, 3, 4, guarda questo qua come cristallino. Qua c'è anche dei granati. Esatto, è un buon indicatore, vuol dire che stiamo lavorando in un sedimento pesante. Adesso andiamo a vedere se ci fosse dell'oro dentro. Questa è una canaletta che è più da prospezione che da coltivazione. Riesce a lavare il sedimento più in fretta che al piatto, meglio, e c'è in poco tempo pulire. Walter giustamente lava anche la canaletta perché potrebbe essere il sedimento rimasto intrappolato qua sotto. Ecco le prime pagliuzze che spuntano. Allora, qualche pagliuzza c'è, non tanto grandi. Allora, il primo secchiello ci ha dato circa 10 pagliuzze. Ce ne sono. Vabbè. Cioè, lamentati. Secondo secchiello i risultati iniziano a intravedersi. Veramente un bel posto. Ne facessimo una decina, secondo me arriveremo anche mezzo grammo, un grammo. Queste sono le pagliuzzette. Sono molto carine, vedete che sono anche molto grosse. Alcune hanno una forma abbastanza grezza. Oh, ragazzi, vi aggiorno, abbiamo stacciato il terzo secchiello di sedimento, si spera aurifero. Il primo secchiello ci ha dato circa 15 pagliuzze, il secondo ci ha dato una decina di pagliuzze, ma molto grandi. Adesso andiamo a vedere il terzo. Walter sta passando l'ultimo piatto della giornata per capire se ci sarà ancora da lavorare nelle prossime puntate. Andiamo a lavare assieme l'ultimo secchiello, quindi. Lui sa uno. Sì? Sì? Ultimo secchio della giornata, vediamo quanto oro c'è. Ho visto, è bella, una pagliuzza. Un buon risultato, ci sono una quindicina di pagliuzze. Adesso vediamo il concentrato della giornata. Lavaggio del concentrato finale della giornata. Senza perdere nulla perché ci sono due piatti. Mi aspetto comunque non troppe pagliuzze, abbiamo fatto anche solo tre secchielli. Circa 25 litri di sedimento. Guarda, per aver fatto tre secchielli inizia, da. Malaccio, è la faccia del Rio. Ma Rioberto paga sempre. Qua ci sarà mezzo decimo di grammo. Questo oro di oggi, adesso metto la lente e faccio vedere più nel dettaglio.
Questo è l'oro di oggi, direi circa mezzo decimo. Lì c'è Walter che sta travasando concentrato, che poi vuole guardarselo al microscopio. E aggiungiamo l'oro, così poi se lo pulisce a casa. Sì, siamo abbastanza autolesionisti noi. E quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, di mettere mi piace. E soprattutto iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.